ciao a tutti. Qui parla Claudio Simeoni con Francesco per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco, prova a parlare. Sì, ma mi sento in cuffia, perciò vuol dire che è coperta bene. Perfetto, la voce. Perfetto, hai il microfono 1. Benissimo, allora siamo qui come oggi giovedì con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E nella prima trasmissione, come sapete, io e Francesco facciamo un po' di notizie stampa viste dal punto di vista del paganesimo e viste dal punto di vista della stregoneria. Naturalmente è un commento della quotidianità, perché la stregoneria e il paganesimo sono attività di vita nella quotidianità, cioè noi viviamo nella nostra pratica quotidiana, e la pratica quotidiana, i fatti, gli avvenimenti che succedono possono essere letti sia da un punto di vista del monoteismo, cioè dell'assoggettamento delle persone, della riduzione delle persone in schiavitù e sottomesse, oppure dal punto di vista del paganesimo, che è quel cammino indicibile che va verso la libertà, cioè nel senso va a rimuovere quegli ostacoli che ci impediscono di espandere i singoli individui, le singole società, le singole specie nella natura. Pertanto le due visioni, la visione monoteista e la visione pagana, sono due visioni assolutamente in contrasto, e queste due visioni noi le possiamo cogliere negli avvenimenti e nella quotidianità della realtà di tutti i giorni, e questo è quello che faremo. Francesco, sì. Prima però di partire parliamo un pochino di quello, sì, che è successo dell'equinozio di primavera. Niente, siamo riuniti a celebrare l'equinozio di primavera presso l'altare della Federazione Pagana, che è presso il Bosco Sacro a Jesolo. Abbiamo celebrato il rito del corrito della nascita, l'avvento della primavera, e sembra che la primavera abbia aspettato che facessimo il rito stavolta. Cioè, non che la primavera deve sempre aspettare ogni volta che noi facciamo il rito per venire fuori, però oltretutto, visto che avevamo stabilito qualche mese fa, sì, il rito, la primavera ha aspettato il giorno del rito per venire fuori. Infatti penso che sabato sia stata la più bella giornata da 10 sì, giorni, 15 giorni a sta parte, insomma, in assoluto. Allora, le previsioni che davano appunto dei tempi sicuramente non positivi dal punto di vista meteorologico, abbiamo trovato una giornata che è perfettamente riuscita. Sì, è stato anche tutto sommato piacevole. Comunque il rito è stato fatto quello che si doveva fare. Abbiamo delle difficoltà per il momento per caricare alcune foto in internet, sembra che vogliamo strafare, cioè caricare troppo materiale, quando il materiale è pesante dà delle difficoltà di caricamento. Comunque ci stiamo lavorando un po' alla volta, insomma, vedrete che in settimana potrete vedere le foto del rito in internet. E cosa c'è da dire del rito? Niente, la partecipazione è stata abbondante, cioè le persone sono venute in maniera notevole a partecipare al rito. E una cosa, come sempre succede, almeno tutta una serie di persone che avrebbero dovuto esserci hanno subito degli impegni familiari. Perché? E non hanno potuto esserci, perché questo? Perché vivendo una vita tutti i giorni hai sempre un sacco di impegni da rincorrere, tipo quello che riesce ad afferrare il suo viaggio all'ultimo momento perché i soldi che ha gli consentono soltanto di fare quel viaggio, tipo quello che ha degli impegni familiari e deve per forza essere sul posto, tipo quello che fa il turnista e che non si può prendere le ferie, tipo quello che deve fare delle cose, e poi c'è anche quello che ha voluto esserci a tutti i costi e naturalmente è venuto giù come, non so, a rotta di collo, è riuscito ad essersi alla fine del rito, ma è arrivato, e che fa piacere. Altre persone invece hanno cercato parecchio il posto, sono informate in giro per Jesolo e sono arrivate. Cioè, abbiamo tutti questi comportamenti che ci danno effettivamente il polso dell'importanza della situazione, no? Cioè, sì, non è più vissuta come impegno fideistico, cioè mollo il mondo e vado a fare quella cosa, oppure come tanto per fare qualcosa. Cioè, viene vissuta esattamente come un impegno della vita e dell'esistenza delle persone. E questo in realtà dà il vero valore della cosa, cioè la cosa è importante. È importante nelle cose della vita che sono importanti. Sì, perché tra l'altro il fatto che anche negli ultimi riti, essendoci di persone che sono straniere, di altre realtà culturali, di altri luoghi, abbiamo anche una verifica, diciamo, della loro esperienza di riti fatti in altri continenti rispetto alla nostra. Questo qua appunto permette anche di far comprendere come la sensibilità del paganesimo sia una sensibilità che, al di là della dottrina, dell'ideologia, al di là della cultura, esiste una sensibilità comune verso la realtà, verso l'osservare le cose ed essere dentro il mondo.
e soprattutto appunto di influire nell'esistenza del mondo. E questo è significativo proprio perché si vede che il paganesimo non ha bisogno di avanzare tramite dottrine o teologie, ma tramite esperienza, tramite conoscenza. E se la conoscenza di una persona non è legata a schemi di dominio, di sottomissione o ad altre cose peggiori, ha la capacità di entrare in sintonia con il resto del mondo e con le altre persone. D'altronde il problema delle comunicazioni esiste all'interno del monoteismo da sempre, cosa che nel paganesimo non è mai esistita, in quanto uno delle divinità principali di ogni panteo è un dio che comunica, che trasmette, che porta, che informa e che dà conoscenza, che trasmette questa conoscenza. Perciò i pagani, appunto, anche se perdono il nome delle divinità, se perdono i riti o se perdono il nome dei popoli, che è una perdita enorme, però hanno sempre la possibilità, tramite la loro sensibilità, tramite il proprio potere individuale, di essere osservatori e partecipare al mondo, di rientrare in contatto con la divinità. In effetti quello che è avvenuto quella sera è stata una cosa abbastanza importante, tutto sommato, nel senso che se non altro siamo riusciti ad avere una buona puntualità negli arrivi e un buon inizio, insomma, del rito in tempi abbastanza. Qualcuno giustamente aveva cercato di convincere Claudio che esiste anche, detto in inglese, un pagan time, un vicar time, ma purtroppo Claudio ha una concezione troppo cronologica, troppo rigida dal punto di vista dell'orologio, e perciò per lui le ore sono vincolanti. Invece, per quanto riguarda molti pagani, il tempo è un fluire che non è omogeneo, ma che fluttua, che si restringe, che si dilata. Non c'è niente da fare, Francesco, le nostre due visioni di vita, no? hanno due impostazioni abbastanza diverse, se vuoi. Io sono comunque l'operaio metalmeccanico tutto precisino, no? Perché quelli sono i tempi, quelli sono i ritmi, quelle sono le cose. Tu vivi nel caos della burocrazia, Francesco, e la burocrazia sappiamo che non ha tempi, non ha ritmi, cioè tutto si fa, tutto si farà, e bisogna avere quel tipo di sicuramente. E invece noi operai metalmeccanici abbiamo da timbrare il cartellino, abbiamo le scadenze, capito? Le scadenze continue, le scadenze per arrivare. Scadenze, visto che va sull'argomento, ricordiamoci l'8x1000 di conseguenza. Visto che siamo appunto in periodo di fiscalità, ricordiamo che l'8x1000 quest'anno diventa ancora di più, perché ogni anno che passa, che si aggiunge il tempo, vediamo che il discorso clericale, il discorso cristiano, è sempre più contaminante della società, della cultura del nostro paese. E perciò fare un piccolo gesto di coerenza, come diceva anche Nietzsche già più di un secolo fa, che bisogna appunto avere dei piccoli gesti di coerenza, e l'8x1000 è un piccolo gesto di coerenza, deve dare un segnale, una cifra, un significato profondo al fatto che si rifiuta una dominazione come quella appunto monoteistica, nel particolar caso cristiana e cattolica, nella nostra società. Anche perché per chi ha tempo, voglia e masochismo di seguire la campagna elettorale, noterà come esiste una sudditanza, una sottomissione, una volontà da chierichetto in tutte le forze politiche. E che anche le forze politiche che dovrebbero essere laiche, di fronte alla Chiesa, tendono ad assumere posizioni di contrasto o di opposizione molto marginale. Perciò bisogna stare molto molto attenti a cosa si farà. E d'altronde, purtroppo, le indicazioni politiche non sono certo prospettive positive, perché dicevamo, dall'estrema destra all'estrema sinistra, tutti quanti sono diventati dei chierichetti della Chiesa Cattolica. Le persone devono riflettere con attenzione su questo. Sicuramente per me esistono sicuramente altre forme di presenza, come la battaglia dell'8x1000, che stranamente nessuno fa. Sì, in effetti. Cioè, anche i laici non la fanno. No, se avete notato, non la fanno perché praticamente non sanno il valore che hanno certe azioni e certe azioni massificate. Purtroppo tendo a ignorare quello che sono gli effetti della società, e secondo me hanno sempre un atteggiamento fideistico cristiano nel pensare alla gente come se fosse un popolo bue, cioè il popolo di un gregge, che può essere il gregge di una chiesa ma anche di un partito, cioè non si rendono conto che invece la capacità critica delle persone è infinitamente più alta di ciò che loro fanno.
cioè vedo certi provvedimenti anche amministrativi, no? Che vengono colti sempre nel segno del monoteismo, cioè al di là che un provvedimento amministrativo possa essere considerato più a destra o più a sinistra a seconda dal punto di vista delle persone, però ha sempre quella valenza che è monoteista, cioè le persone devono obbedire, cioè le persone sono nel gregge e devono dare obbedienza, ed è lo spirito di ogni provvedimento amministrativo. Attenzione, questo non sto dicendo che i provvedimenti siano giusti o sbagliati, sto parlando dello spirito che porta a formulare quel tipo di provvedimento. Cioè, anziché pensare di avere dei cittadini ai quali si deve rispetto e si deve favorire quelli che sono i livelli di vita, si tende invece ad obbligarli all'interno di comportamenti prestabiliti. Ed è una condizione, torno a ripetere, una condizione assolutamente monoteista questa, non è padrone. Sì, ma infatti appunto questa dominanza, appunto dicevamo, vedete, qualche mese fa qualcuno aveva il timore, qualcuno con un po' di così di iniziativa parlava di laicità. Adesso che sarebbe un momento in cui c'è la massima attenzione della gente, delle persone, degli elettori, nessuno ha tirato fuori l'8 per mille. Noi appunto invitiamo l'8 per mille a versarlo allo Stato, almeno avrà delle finalità concrete, perché voglio ricordare per chi dice dove andrà. Ricordiamoci, noi l'abbiamo ripetuto, che esempio le mura di Marostica sono state restaurate con 300.000 euro di finanziamento dell'8 per mille dato allo Stato. Stesso contributo più consistente l'ha avuto Cittadella per le sue mura, perciò io penso che sia ben più positivo un solo euro che vada a restaurare le mura a un castello che un solo euro dato a una parrocchia. Sì, anche perché ricordo sempre che quei soldi servono per stuprare i bambini, cioè i soldi che vanno alla Chiesa Cattolica hanno una sola finalità, quello di stuprare i bambini. Io, siccome mi sono tirato fuori un po' di appunti, no, fra le altre cose, che non so se li userò in trasmissione, cioè, c'è l'affermazione di un prete demente, sono un demente, può fare alcun tipo di affermazioni. Perché parlando della vicenda dell'afgano che si è convertito al cristianesimo, lui viene a dire in nome di Dio non si uccide. Beh, io ho il settimo volume della storia del criminale del cristianesimo, sono arrivato alle crociate contro i pagani, i baltici, i prussiani, ed è una strage sistematica in nome di Dio. Cioè, tenete presente che questa storia criminale del cristianesimo è praticamente scritta, questa storia, sui testi teologici, cioè chi ci ha lasciato la cronaca delle crociate nei Baltici sono dei teologi che hanno partecipato direttamente o indirettamente, per sentito dire, alle crociate, per cui sono sempre dei cattolici che parlano, non dei cosi del... i pagani che scrivono qualcosa. Vuoi una conferma più attuale? Dimmi. È un magistrato, a me i magistrati sono un poco simpatici, sono un attimo più simpatici a Claudio. Ma scrive un magistrato, dice: ho cominciato a riflettere sulla religione, in particolare sul cattolicesimo, quando per motivi professionali ho iniziato a frequentare gli assassini e ho dovuto constatare che tanti di loro erano cattolici ferventi praticanti. All'inizio si trattava di killer e di capi della cosiddetta mafia militare, per lo più di estrazione popolare e di modesta cultura. Poi venne la stagione dei colletti bianchi, degli appartenenti alla borghesia mafiosa, persone che hanno frequentato le nostre stesse scuole e che affollano i migliori salotti. Non sparano in prima persona, ma proteggono gli assassini, li aiutano ad evitare le condanne, fanno con loro affari lucrosi e a volte chiedono agli specialisti della violenza materiale di rimuovere qualche ostacolo che si trova lungo la strada e che può essere eliminato con metodi incruenti. Il loro motto è: Dio sa che sono loro che vogliono farsi ammazzare. Ricordo che tanti dei più rinomati medici di Palermo diventò un collaboratore e confessò di essere un mafioso. Lui frequentava la chiesa e raccontava che suo zio, il quale era pure un capo mafia, si recava a pregare sulle tombe di coloro che era stato costretto ad abbattere. Questo è un magistrato, è Roberto Scarpinato, che scrive un pezzo, l'ho trovato su internet, è stato riportato anche da un settimanale, però questo pezzo è stato preso da internet, l'ho mandato anche in lista, non so se l'avevi visto. Qualcosa ho visto, sì. Dio padre o padrino. E varrebbe la pena di leggere tutto l'intervento, comunque su internet lo trovate,
proprio di questo rapporto che esiste tra i mafiosi, tra chi uccide, tra chi stermina, tra chi appunto fa le dittature, e dice appunto esiste un, così, un dio dei potenti e un dio degli impotenti, un dio dei mafiosi, un dio degli antimafiosi, sì, un dio dei dittatori e un dio degli oppressori. Esiste il dio degli incubi e il dio dei succubi, no? Cioè è sempre esattamente lo stesso dio che divide l'umanità in incubo e succube, cioè, non è che cambia niente. Perciò se questo lo dice un magistrato che si occupa di mafia a Palermo, forse abbiamo torto quando noi diciamo che il monoteismo è violenza in posizione. Cioè, quello che dai microfoni di questa radio stiamo dicendo da 10 anni è che la struttura educazionale messa in atto dal cristianesimo chiaramente non costruisce dei modelli attraverso i quali le persone si identificano. Cioè, anche prendiamo un attimino sull'altro aspetto, quando Jung parla di archetipi l'errore che fa Jung, e ci sono arrivato in sogno, è il fatto che parla di modelli archetipi. In realtà non esistono dei modelli archetipi, esistono delle pulsioni archetipe. Questo è diverso. E le pulsioni archetipe, agendo nella relazione fra il soggetto e il mondo, costruisce il modello a cui il soggetto dopo va ad aderire. Cosa significa questo? Che il cristianesimo non ha un modello a cui far aderire le persone, ma devia le loro... Ma infatti per Jung non esiste un modello archetipo cristiano. No, non esiste un modello archetipo cristiano, come non esiste nessun modello archetipo, però nelle persone esistono le pulsioni, esistono le tensioni. Queste tensioni all'interno di un sistema educazionale costruiscono loro dei modelli. Cioè il cristianesimo non dà un modello al bambino, ma dà delle imposizioni. Le pulsioni che spingono all'interno del bambino nella relazione con gli ostacoli posti dal cristianesimo, crea, il bambino si crea il suo modello per sopravvivere. Pertanto non esiste un modello archetipo, esistono delle pulsioni archetipe che vengono ad adattarsi soggettivamente alle situazioni che si trovano. Pertanto il cristianesimo non dà un modello, dà solo orrore di sottomissione. Ora, il bambino, no, quando prende quel orrore... Il cristianesimo non è neanche un modello, cioè, per... Non è un modello, è questo che voglio dire. Sì, sono delle azioni che sono finalizzate a sottomettere. Però i soggetti, i singoli individui, si creano dei modelli e se li creano attraverso la relazione fra le proprie pulsioni e le sollecitazioni che hanno. Quei modelli non necessariamente vanno nella direzione di ciò che uno vorrebbe, ma vanno dove il soggetto vuole, che si può identificare o col Dio massacratore o con l'individuo massacrato che però è tanto amato da Dio. E fra questi due modelli estremi esistono tutta una serie di modelli intermedi che sono le varie malattie della società in cui viviamo. Beh, sai, il corso diventerebbe sugli archetipi un po' particolare. Il modello dell'archetipo è un modello che ha a che fare con noi, cioè nel senso, ti do un esempio concreto. L'albero, ogni albero è un qualcosa a sé stante, qualcosa di individuale, qualcosa di specifico, ma in realtà ogni albero rappresenta la categoria degli alberi, la forma degli alberi. Per quanto riguarda l'uomo lo stesso, l'uomo appunto appartiene a varie tipologie. Noi riscontriamo vari comportamenti, varie possibilità in cui la persona c'è qualcosa di dominante, nel senso che noi abbiamo tutti questi modelli con noi, sono tutti quanti presenti con noi, alcuni di questi sono più forti, per volontà, per scelta, per abitudine. Questo è un problema secondario rispetto al modello archetipo ed emerge. Esiste poi una realtà esterna che può essere dominata dalla follia come quella del cristianesimo e di conseguenza va a soffocare, a reprimere o diciamo, a recintare la possibilità di sviluppo. Però questo archetipo continuerà a cercare di agire, troverà delle soluzioni, troverà dei tentativi per cercare di realizzarsi. Avrà più fatica proprio perché c'era qualcosa di meno sviluppato. E come l'albero si trova in una condizione di siccità e necessita di acqua, logicamente sarà più stentato, però cercherà sempre di mantenere
fede a un modello che lui rappresenta, che modello lui che cos'è in sostanza, capito? Perciò potrà morire piccolo, potrà nascere gracile, potrà non svilupparsi del tutto, potrà non arrivare alla maturazione, ma in realtà quel modello, quel archetipo è presente. Lo andrà soltanto a modificare o a variare rispetto a una realtà che è attorno, di cui ne è legato, di cui ne è sensibile. Allora, che esista una forma di specie, questo non si può negare. Esiste una forma di specie dei singoli alberi, degli alberi, esiste una forma di specie degli animali e delle singole specie, esiste una forma di specie di uomo. Questo non lo neghiamo, però questa forma che noi afferriamo nella forma, cioè diciamo l'uomo a due gambe, l'uomo a due occhi, no? In realtà è un insieme pulsionale. Questo insieme pulsionale noi lo vediamo trasferito in caratteri psichici emotivi con una certa costante in tutti gli uomini, proprio perché la costante degli uomini è quella di adattarsi all'interno di un sistema sociale che tende a imporre a tutti gli uomini più o meno le stesse condizioni. Tant'è che noi parliamo per esempio di differenze di culture. Sì. Sì, cos'è la differenza di cultura? Non è altro che gli adattamenti soggettivi di una diversa cultura dei singoli individui, dove ci sono delle sollecitazioni diverse, musica diversa, modo di mangiare diverso, cibo diverso, impostazione morale diversa, attenzione diversa, danno un diverso soggetto. Però le pulsioni a fondamento di ogni individuo sono delle costanti, cioè l'individuo butta le sue pulsioni nella vita, la vita gli risponde con delle sollecitazioni, lui costruisce i suoi adattamenti, e questo è un processo abbastanza normale. Diventa la costante all'interno del sistema sociale monoteista proprio la necessità da parte del sistema sociale di sottomettere gli individui alle sue regole, alle loro regole. E questa capacità di sottomissione è una costante che è abbastanza forte, perché diciamo che è anche storica, cioè il nonno, la nonna della nonna hanno tutte subito questa costrizione che dopo trasferiscono ai figli. Sì, beh, trasferiscono, ma c'è sempre il discorso che l'archetipo è più forte, cioè nel senso che se una persona, quante persone hanno rotto gli schemi, hanno alterato le cose, questo, che non è un problema quantitativo di quante persone riescano. Questo è un discorso che va oltre, no? Cioè, questo va oltre, cioè le nostre forze, le nostre pulsioni tendono comunque a rompere i legamenti, a rompere le costrizioni, questo è vero. Cioè, guai sì, se ma vedi, esiste anche un'altra cosa. Io sai, uso molto termine disgusto, cioè nel senso, questo implica che io ho un desiderio, questo desiderio cerco di realizzarlo, ma in realtà esistono anche degli stimoli esterni che io non vado a provocare, che provocano che mai un disgusto. Cioè nel senso che il mio archetipo non costruirebbe mai un crocifisso, però di fronte al crocifisso io ho una reazione di disgusto, proprio perché deriva da un giusto sentire. Ma gusto è l'archetipo, appunto, che gusto e disgusto per le cose, piacere o repulsione, no? Sono dei stimoli di adattamento che noi facciamo davanti a una realtà. Ma vedi, l'archetipo non ha una mentalità locale o temporale, ma è un modello eterno. E di conseguenza questo modello eterno, il disgusto lo proverà sempre, cioè non deve essere addomesticato, recepisce, fa proprio l'esperienza, la trasmette, la conserva, ma tutto quello che lui ha raccolto nella sua esistenza sarà sempre quello, soprattutto perché è capace di discriminare cosa appartiene alla vita e cosa ne va contro alla vita. Che le nostre pulsioni sappiano discriminare ciò che ci è utile da ciò che non ci è utile, sono perfettamente d'accordo con te. Il problema è riuscire a trasferire quelle che sono le nostre pulsioni, le nostre tensioni intime, sui caratteri culturali che ci vengono commercializzati. Perché se la mia pulsione principale è la pulsione sessuale, e io la mia pulsione sessuale riesco a soddisfarla soltanto mettendomi in ginocchio davanti al crocifisso, il fatto che esista un crocifisso che mi mette in ginocchio
diventa secondario rispetto alla soddisfazione della pulsione sessuale. Il gioco della coercizione emozionale è un gioco estremamente sottile. Io adesso uso termini grossolani, no, ma per far capire, ma è estremamente sottile, cioè è fatto di ricatti sistematici alle persone sulla sfera dei bisogni più intimi e più profondi che hanno. E quando una persona riesce a soddisfare una parte di quei desideri profondi, cioè a trovare una breccia, no? Per soddisfare una parte, è disposta a cedere su molte altre cose, e alla fine, dopo, quando vanno avanti l'età, si accorge di aver ceduto su cose ben più importanti. Questo è un altro discorso ancora che dovremmo andare ulteriormente. Sì, perché, ma esistono sempre archetipi che possono anche trovare un compromesso, o che noi non sviluppiamo, o che noi non siamo capaci di sviluppare, o che noi viviamo nell'indecisione, perché poi logicamente l'archetipo non è un meccanismo che ci fa realizzare in una certa maniera. L'archetipo ci può aiutare, ci può essere di sostegno, può essere di ispirazione, di evocazione, però logicamente non può determinare le scelte di ogni singolo individuo, perché logicamente questo individuo deve essere anche accorto, apporta un qualcosa, di conseguenza non è privo di valore, di significato, di pratica. Perciò esistono anche delle scelte individuali di non essere fedeli a se stessi, e di conseguenza rientriamo nel tradire se stessi. Però il fatto che esista una forma di coercizione esterna per l'archetipo ha un'importanza secondaria, proprio perché la coercizione è un qualcosa che va contro la natura dell'archetipo, perché l'archetipo non si concretizza tramite coercizione, ma tramite manifestazione, tramite realizzare al massimo se stessi. Logicamente, esistendo degli archetipi, l'archetipo è cosciente che la sua realizzazione passa dal fatto che ci sono gli archetipi simili a se stessi, cioè il Marte implica che ci sia una Venere, e che esistono anche altre divinità in contorno, che non può essere solo, cioè si rende conto che l'archetipo è basato anche sull'esperienza che viene fatta delle cose. La questione su cui secondo me stiamo non vedendo, è che comunque moriamo. Cioè, e la vita è un passaggio che c'è fra la nascita del corpo fisico e la morte del corpo fisico. In quell'arco di trasformazione... noi non possiamo fare un numero di cose infinite, cioè il numero di cose che noi possiamo fare è limitato nello spazio e nel tempo. Insomma. Il problema è un altro, che dentro di noi abbiamo tutto ciò che è l'esperienza, tutto ciò che è la formazione di miliardi di generazioni. Cioè in pratica abbiamo un patrimonio potenziale spaventoso. Soltanto che non sappiamo cosa farsene, cioè nel senso che non saremmo mai in grado di usarlo in maniera completa. Tant'è che Zeus, che fa la sua titanarchia, non è altro che questo tipo di guerra, cioè il soggetto, l'individuo che deve selezionare una parte delle cose per usarle nella propria esistenza. Non è che ora, seleziona, se noi... fa delle cose che per lui sono più evocative. Sì, va bene, è una selezione, Francesco. Non è una selezione. Che sia utilitaristica, che sia finalizzata, che sia per il piacere, che sia per le condizioni che è opportuno, però è comunque una selezione che viene fatta. Cioè Zeus, quando fa la sua titanomachia, non è che distrugge le forze. Quando lui combatte i titani, combatte anche Temi, ma Temi è l'equilibrio fra tutti gli oggetti dell'universo. Cioè, non potrà mai distruggere Temi, Zeus, ma con Temi, da Temi potrà far nascere le regole della vita. Sarà giustizia, diche, urinome. Ma comunque, la sua battaglia che fa con i titani, con Temi, non è quella di distruggere l'equilibrio delle forze della vita, ma è quella di riuscire a selezionare all'interno di quell'immenso che è Temi quella parte che può essere funzionale alla vita, cioè i soggetti della natura. Ma non è questa una visione utilitaristica. Ma è così! È una visione economica, perché anche tu, come ognuno di noi, quando deve sviluppare qualcosa di dentro, fa delle scelte fra ciò che vorrebbe e ciò che può. Non sempre le scelte sono nostre, cioè nel senso che noi siamo anche soggetti di seduzione. Ci facciamo travolgere, lo so, a volte devo fuori di testa, impazziamo, le facciamo. Vedi, cioè tu usi Zeus. Ci innamoriamo, Francesco. Di conseguenza, cioè, noi rientriamo sempre nel campo appunto della seduzione di una forza che è maggiore di noi, che ci possiede e che di conseguenza
conseguenza noi andiamo nel flusso, sì, di questa energia. Capito? No, no, ma io volevo dire anche questo, cioè non volevo fare soltanto quelle scelte di tipo razionale, volevo fare anche delle scelte di tipo emotivo, di tipo di... Sì, infatti io volevo, un esempio che porto sempre, tu mi parli di Zeus che combatte appunto, che lotta con i titani, ma esiste anche uno Zeus che rapisce Europa in un certo senso, non nel senso del violento. Zeus che parte li invia in sogno a questa principessa che è nella Fenicia d'Europa, invia un segno, invia un sogno che è un premonitore e saprà che dovrà fare cosa, dovrà fare una scelta. Parte Zeus che non vola sulle nuvole ma si tramuta in toro, parte da Creta e arriva in Fenicia, arriva sulla spiaggia, alla forza del toro potrebbe rapire Europa, lo si inchina e Europa sale sulle spalle e lui nuota dalla Fenicia fino appunto a Creta e lì porta Europa. Di quello che farà dopo Europa, l'importante è lui si rende conto che deve dare una possibilità, che per lui non è utilitaristica, perché cosa farà Europa dopo? Non gli dice devi fare questo. Si rende conto che gli dà uno spazio in cui le può essere, in cui si può sviluppare. Sa che non può far violenza su Europa, eppure non è utilitaristico gli questo. Gli dèi non dicono mai agli altri cosa devono o non devono fare dopo. Perché la manifestazione non viola nessuna legge. È un'esplosione in quel momento, anche quando noi troviamo violenta o fa questo, no? In realtà non è una forma di violenza come la intendiamo noi oggi dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della violazione della persona, cioè della distruzione della persona. È un'esplosione di energia che viene fatta in quel momento, ma l'esplosione di energia non sottomette il futuro, il cambiamento, no. Il cambiamento ti appartiene sempre. Sì, beh, il classico esempio, ma perché Zeus si trasforma in toro, ad esempio, e non usa l'energia di Pan che insegue le ninfe? Tenendo conto che anche le ninfe hanno la possibilità di sottrarsi all'inseguimento di Pan. E poi lui applica un altro concetto, applica qualcosa di diverso, perché cioè si rende conto di fare una cosa che in sostanza gli piace, in cui poi diventerà famoso per questo. Ma guarda che ognuno di noi fa, quando può, nei limiti dell'eliminazione delle costrizioni, ciò che gli piace, e chiaramente non può fare tutto perché le costrizioni e anche le regole di quello che sono le varie culture ti impediscono di fare tutto ciò che vuoi, e anche il sistema educazionale ti mette nelle condizioni che spesso quello che tu vuoi non è esattamente ciò che tu vuoi, ma ciò che tu puoi all'interno di un volere, per cui abbiamo sempre delle mediazioni che sono abbastanza infinite. Però quello che quando noi parliamo di comportamenti tipo divini, tipo di Zeus, tipo di altre divinità, non facciamo altro che travolgere la nostra struttura emotiva, ma è sempre all'interno di ciò che noi possiamo fare, cioè è ciò che noi vogliamo fare, non è al di fuori di noi stessi, e comunque sono sempre degli adattamenti che noi mettiamo in essere proprio partendo da quel patrimonio immenso che è la nostra specie, che poi c'è un patrimonio immenso in tutte le specie, perché dopo qualcuno si mette a dire ma come farà quello scoiattolo che ha un cervello così piccolo a ricordarsi 8, 9, 10.000 posti dove ha nascosto le sue noccioline. Cioè, allora gli imbecilli che valutano l'intelligenza delle dimensioni del cervello, siamo pieni il mondo, capito? Cioè, non riesco a capire che la vita è fatta di tante cose, fatta anche di un corpo, fatta anche di una tensione che ricorda, che ricorda le relazioni col mondo. Però sta di fatto che noi abbiamo un immenso dentro, capisci? E spesso non ci rendiamo conto che molte cose che nascono dentro di noi, molte rabbie, molte tensioni, molte cose che noi le attribuiamo è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è colpa di questa situazione, in realtà non è così, perché abbiamo la capacità di percepire cose che non percepiamo realmente, capisci? Cioè questo che mi interessava, che la realtà sia molteplice, che le persone siano infinite, che le divinità siano in continua trasformazione. Questo è un concetto del paganesimo, esiste. Walter Rotto dice ci sono molte divinità che attendono la risurrezione e molte altre ne nasceranno, cioè nel senso che per noi non c'è l'inizio, non c'è la fine, esiste l'eternità, insomma. Cioè, questo vuol dire che la visione pagana è questa in realtà. In realtà si avvicina moltissimo a quello che è la visione della cosmologia orfica, cioè di quel fanete che nasce dall'uovo cosmico. A proposito, è stato fotografato nel primo istante dell'universo, non c'era Dio, ti assicuro, ce l'ho qui, non c'era Dio, e quel fanete che nasce qualcuno ti dirà che è molto abile nel nascondersi, ma tutto sopra.
quel fanete, dico, che emerge con l'uovo cosmico e che in realtà è la tensione della vita, cioè Fanete è Eros, Eros che rimuove tutti gli ostacoli che si presentano davanti. Chiaramente gli ostacoli che si presentano davanti a me sono diversi dagli ostacoli che si presentano davanti a Francesco, ma gli ostacoli che si presentano a un pino sono diversi da quelli che si presentano a uno scoiattolo, a un virus, a un batere. Cioè è chiaro che Fanete è uguale, cioè la forza di Fanete si esprime in tutti i soggetti. La forza della vita. Però si esprime in maniera diversa perché i soggetti si adattano in maniera diversa, divengono in maniera diversa e manifestano quel Dio in maniera diversa. Quel Dio e tutti quegli dei che devono naturalmente riessere richiamati, perché ricordatevi che se noi possiamo elencare 10.000 dei, altri 10.000 sono dietro là che stanno aspettando e altri 10.000 vengono evocati per ogni specie, che altri 10.000 dietro che li sta evocando, dopodiché fate voi le operazioni quando i dei saltano fuori. Dopodiché siamo in un mondo pieno di dei. Ah, e non siamo superstiziosi, cioè, gli altri hanno le paure, noi abbiamo gli dei. Cioè, sì, ma infatti questo è importante comprendere, soprattutto che non si può essere, le cose non possono essere numerate perché sono infinite, cioè il cercare di porre dei confini, dei limiti, degli inizi, delle fini appartiene sempre al monoteismo. Anche Claudio dice, ma hanno fotografato l'origine della nostra galassia. Il problema è che con occhi scientifici si va a vedere un qualcosa, quello che noi definiamo dal punto di vista scientifico, si adatta a dare una spiegazione o un'interpretazione alla cosa, in realtà che sia quella cosa è un'opera arbitraria, insomma. Sì, anche perché quando parliamo in termini scientifici ci sono due livelli da considerare. Prima di tutto che la scienza non è una verità, cioè è la manifestazione di ciò che si è capito in quel momento, di ciò che si è chiarito in quel momento. Poi nella scienza intervengono anche le ipotesi di lavoro, che spesso vengono spacciate per teorie, no? Sono delle ipotesi di lavoro, delle ipotesi di ricerca che possono aver successo o non aver successo. La più classica, quella che mi piace ricordare, è l'ipotesi di lavoro di Darwin. Darwin partì per il suo giro attorno al mondo cercando le prove della creazione di Dio. Trovò le prove dell'evoluzione, le sue prove naturalmente, però sono ipotesi di lavoro. La tendenza del monoteismo è molto condizionante su quello che si deve affrontare per capire il mondo, perché il problema è sempre quello di farlo rientrare all'interno di una certa logica, di una certa visione, di un certo testo sacro o di certi comandamenti. Questo è un problema dei monoteisti, che i monoteisti devono sempre dimostrare un qualcosa che non esiste come il loro Dio, insomma. È un problema loro che purtroppo per un po' di secoli ce lo porteremo, siamo partiti dietro, speriamo che in pochi anni di potercene liberare, insomma. Ce ne vorrà parecchio, perché esistono tutta una serie di interessi che si intrecciano, Francesco. È tutta una serie di debolezze anche della vita rispetto agli uomini che se li porterà dietro per molto tempo. L'importante è riuscire a far comprendere come il discorso non monoteista sia vantaggioso nell'affrontare l'esistenza delle persone. Questa è l'unica cosa che è effettivamente importante, perché secondo me le persone non si rendono conto cosa vuol dire perdere giorno dopo giorno la propria energia, perché quel giorno si è detto no, piuttosto che agire preferisco pregare, l'altro giorno ma è meglio tacere e sottomettersi, l'altro giorno beh ci penserà Dio a questo, quando siamo dei figli beh provvederà Dio e ci sarà la provvidenza, e alla fine si muore e non si ha niente. Cioè, e quando dico che si muore e non si ha niente, dico che quando si muore l'unica cosa che ci porta con sé, con noi stessi, sono gli sforzi che abbiamo fatto durante la nostra esistenza, le nostre battaglie, le volte che abbiamo stretto i pugni, le volte che abbiamo bestemmiato, le volte che abbiamo goduto. E quando arriviamo alla morte e non abbiamo niente di questo tesoro, di questo patrimonio, effettivamente è niente ed è il vuoto della desolazione. Una volta c'era il racconto, i vecchi raccontano delle storie, no? Sai, quando si voglio parlare della saggezza di vecchi, ho storie da raccontare. Però in fondo le storie che loro raccontarono erano le loro esperienze, cioè le loro sfide, i loro modi di affrontare la vita. Se voi vi leggete i testi tipo Leda
poetica, le da poetica, vi leggete Apollodoro, vi leggete Esiodo, vi leggete i testi antichi, vi troverete sempre gli eroi che ammazzano, conquistano, affrontano, annegano, cioè in pratica sono sempre in movimento, cioè sempre in trasformazione continua. Sì. Gli eroi sono quelli che affrontano sfide, d'accordo, sono storie, no? Per cui nelle storie bisogna sempre mettere gli elementi drammatici, però pensate a viverla quotidianamente queste storie, no? Avere il politico di turno, le tasse, il burocrate che ti rompe le scatole, il vigile urbano coglione, st'altro che hanno messo le telecamere per multare le macchine, st'altro che ti complica la situazione di lavoro, st'altro che dà gli ordini e non dice come eseguirli. Cioè, in realtà la vita è fatta di tanti crimini, chiamiamolo così, e affrontare quei crimini in realtà è un atto di eroismo, è un atto di eroismo quasi ogni giorno, alzarsi la mattina spesso e affrontare a muso duro la vita e portare a casa la sera dei risultati. Per cui quello che noi leggiamo nelle storie antiche in realtà era proprio portare la morte del corpo fisico un patrimonio di sfide, di scelte, di compattazioni, di amori, di piaceri, di cose che erano importanti. Oggi invece col monoteismo si arriva alla morte del corpo fisico col niente. Sì, ma a parte questo c'è un discorso da fare che è più complessivo, al di là di quello che può essere con la morte, c'è da considerare anche il tipo, la qualità, la profondità, la sostanza della vita, di come si vive, perché se ogni società ha una sua impronta che è data da una certa scelta di tipo anche religioso come il monoteismo, però c'è anche da domandarsi l'assurdità di certe scelte e l'assurdità di certe vite, perché se noi pensiamo ad esempio tutto quello che viene fatto nei bambini perché si adeguano a una religione cattolica, perché siano devoti, perché accettano i principi cristiani, perché ci siano problemi con i peccati, con i rapporti, con la confessione, con il battesimo e così via, significa chiaramente che la persona, al di là di quello che succederà con la sua morte, effettivamente vive male e sicuramente sarà un qualcosa di continua sofferenza. Perché il monoteista è quello che si contorce dalle sofferenze perché non pensa mai di essere all'altezza, capace di offrirsi a Dio, di donarsi a Dio, perché il pessimo espressione se cristiano di donarsi all'amore di Dio, all'amore criminale di Gesù Cristo e così via. E questo cioè significa chiaramente che la persona che vive sempre con questa assurdità, con questo tipo di tensione, non dire io faccio delle cose che mi sono belle, che trovo divertenti, delle cose che mi piacciono. No, la mia vita per un cristiano, per un monoteista è fatta, io devo dimostrare il mio massimo grado di sottomissione a Dio. Logicamente questa è una persona che può anche farlo, il problema è che questa persona è una forma vampirica che nutre questo suo comportamento imponendolo anche ai singoli individui, alle singole società, alle singole persone, alle singole comunità, e di conseguenza crea veramente un danno, perché uno che vive come un pagano non va certo a pensare di danneggiare un suo vicino, un suo simile, non ha questo bisogno, non ha questo, diciamo, desiderio, perché pensa di realizzare la sua vita. Un monoteista è fondamentale il fatto che tormenti gli altri, che dica che gli altri sono dei peccatori. Cioè, io non dirò mai a un cristiano che fa una vita così folle che è un peccatore o che è un malvagio. Fa una cosa che lo faccia soffrire, che poi sia masochista è una sua scelta, però non mi può obbligare un paese, una comunità, uno stato, una civiltà a condividerla. Sì, però siccome io sono pagano e ho maturato l'esperienza, quel giorno che ci saranno delle crisi, non vado a salvare il assolutamente cristiano. Anzi, lo butto che vada al macello. Sì. Cioè, mentre una volta le persone sensibili, cosa succedeva? Correvano per ogni problema che c'era all'interno della società, all'interno dell'economia, si sacrificavano se stesse, no? Sì. E invece il cristiano proprio usava questi sacrifici per il suo gusto, no? Cioè, c'erano sempre i Giordani Bruno che si facevano ammazzare pur di essere a petto eroico. Adesso invece che siamo consapevoli che la distruzione dell'uomo avviene dopo il cristianesimo, in caso di crisi, di bisogno della società, non interveniamo più, salviamo noi stessi, salviamo i nostri. Come dice qualcuno, il salvatore non arriverà, perciò arrangiatevi. Esatto. Cioè, è chiaro. Cioè, infatti questa mentalità come pagani la stiamo costruendo, la stiamo diffondendo. Noi costruiamo la nostra forza come soggetti, come individui, perché è compito di ogni individuo nella società civile essere forte ed essere di supporto alla società stessa.
ma dal momento che la società è governata dai cristiani, noi usiamo, costruiamo la forza psichico-emotiva delle persone, ma la sottraiamo. Sì, beh, si deve creare una distanza, si deve creare un abisso che giustamente proprio da la qualifica proprio questa cosa. Cioè, ormai esiste una distanza che è abissale tra chi ha una visione monoteistica e chi ne ha una visione alternativa. Ricordiamo che a questa radio qualcuno può, non so, io spero per scherzo, ha telefonato una volta dicendo: ma non siete contenti che i preti stuprano bambini cristiani? Mica stuprano. Assolutamente. Bambini pagani, no? Cioè, effettivamente fa incazzare questo tipo di atteggiamento, sì, no? Perché significa sempre voler separare le persone dalla società civile e non avere il senso dell'importanza che ha la società civile nel suo complesso. Ed è effettivamente una cosa di una gravità non indifferente. Sì, infatti quando si parla di comunità è sempre importante non il fatto che questo avvenga per gli altri, ma rendiamoci conto che noi non siamo isolati, ma noi viviamo all'interno di comunità, interna appunto di culture, e queste culture logicamente sono la possibilità di realizzarsi nella loro direzione migliore, la situazione complessiva ci permette di vivere. Se invece una minoranza impone delle leggi, impone delle regole, dei principi morali assurdi, tutta la società ne ha una decadenza immediata. Comunque, insomma, in pratica questo è un discorso sul paganesimo che prima o dopo andava fatto, cioè va fatto, lo faremo ancora, se abbiamo già fatto sotto altri aspetti e lo continueremo ancora. E niente, quello che è importante sapere di tutto questo è che alla fin fine, tirando le somme, ci accorgiamo come da, almeno dalle notizie stampa che vi ho dato io, insomma, negli ultimi 10 anni, ci sia una diversa visione da parte della scienza di quella che è l'educazione, di quella che è il divenuto, di quella che è la storia dell'umanità. Però prima che questa visione passi dalla scienza, esca dai laboratori di sperimentazione e diventi fattiva sul territorio, vi ricordo che serviranno 80 anni. Io ho esagerato così tanto? No, 100 anni, Francesco. No, esagerato. Ricordatevi che però attraverso questa radio, attraverso quello che noi facciamo, stiamo tagliando i tempi di passaggio. Per cui cercate di afferrare ciò che arriva del nuovo che si presenta. Cioè, siate pronti per afferrare ogni nuova cosa che arrivi. Ok, fra le 100 cose che arrivano, sicuramente 70 sono delle cazzate. Ma meglio delle cazzate vissute attivamente che non delle passività per aver paura che il nuovo ci travolga. Sarete sempre comunque più corazzate ad affrontare il nuovo, ad affrontare gli eventi, la vostra struttura psicofisica sarà più agile ad afferrare il nuovo, ad afferrare il complesso, le cose complesse, le cose che importanti, che non aspettare che vi arriva la cosa buona. Perché quando voi aspettate che arriva la cosa che vi va bene, quella cosa non vi arriverà mai, perché voi non siete in grado di pensare come sarebbe la cosa buona che arrivasse. Perché se voi foste in grado di pensare come sarebbe la cosa buona che vi arrivasse, vado bene con i congiuntivi? L'importante è bene, voi la fareste, cioè sapreste esattamente che cos'è. Siccome voi non sapete qual è, tanto vale che afferriate tutto e sperimentiate tutto quello che arriva. Dopodiché sta a voi scegliere come l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive è uno dei movimenti della vita. La vita ha anche i suoi cadaveri, no, insomma, cerchiamo di evitarli nei limiti del possibile. Claudio, se vuoi posso introdurre un argomento di attualità, visto che eravamo sui comportamenti morali che hanno influenza sulla società. E io, sai, mi piace trarre dei legami, delle continuità, delle ispirazioni.